Da Sergio Cammariere, passando per Elisabetta Serio e Carima, fino al tributo a Claudio Coccoluto, si punta sulle sonorità italiane per la 35esima edizione di Atina Jazz. Dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid, si riparte con lo slogan Jazz for Passion. Quattro serate di musica che prenderanno il via venerdì 16 luglio. Partiamo con questa manifestazione che si prospetta particolarmente interessante sulla scia di quello che è la tradizione musicale di Atina. Noi ci abbiamo tenuto, tutti i nostri sforzi in questo periodo sono stati finalizzati a mantenere la continuità di questa tradizione, la continuità di questo progetto. Atina Jazz è della popolazione di Atina e noi siamo fermamente convinti di perseguire questo progetto secondo il nostro motto, che è Jazz for Passion. Quattro serate suddivise in due weekend dove la musica sarà protagonista, ma si guarderà anche al passato, a chi ha fatto la storia del festival. Per fortuna il jazz è uno slogan che abbiamo ripreso dal 2010, da un vecchio slogan di una vecchia edizione di Atina Jazz. Perché per fortuna? Perché Vittorio Fortuna è stato colui il quale ha voluto fortemente il jazz ad Atina. Saranno quattro serate dedicate al panorama jazzistico italiano, cominciando con Elisabetta Serio e il suo sound tipicamente napoletano, jazzistico napoletano. Poi ci sarà Sergio Cammariere, che non credo non abbia bisogno di presentazioni, e sarà il momento forse clou del primo weekend. Seguirà poi Carima e al suo quartetto, e infine sarà la serata col tributo a Claudio Coccoluto, che tanto ha regalato alla nostra terra. Il tributo a Claudio Coccoluto sarà con Nick the Nightfly, il direttore artistico di Umbria Jazz. Atina Jazz sarà la prima grande manifestazione a ripartire nella Valle di Comino. La parola d'ordine sarà sicurezza. A supportare lo storico festival, la Regione Lazio e la Banca Popolare del Cassinate. La normalità è anche Atina Jazz, perché quest'anno si festeggia la 35esima edizione e quindi davvero siamo tutti emozionati. All'insegna del jazz italiano lavoriamo all'insegna della sicurezza e quindi i posti a disposizione non sono quelli soliti, saranno intorno ai 350, però meglio così, meglio un jazz di vera qualità, ma soprattutto di sicurezza per tutti.